Bene, grazie. Tutto bene. Come vi chiamate? Beh, inizi tu, Ruben. Io sono Ruben. E io sono Domenico. Come si chiama il progetto musicale che porta avanti? Radio Fuyotte. Radio Fuyotte nasce come resistenza al lockdown, come modo per stare insieme in un momento dove non si poteva. E è stato la nostra panacea per sopravvivere a quando non ci si poteva incontrare, quando non si poteva ascoltare musica insieme. È stato un modo per trovarci vicini senza esserlo realmente. Trasmettendo con Twitch e inizialmente sotto i megafoni dei portici del nostro paese, che trasmettevano musica di Natale, però in maniera un po' ripetitiva. Allora abbiamo detto: ma perché non potremmo allargare la proposta, dando anche questo servizio alla comunità, che è stato poi un microfono per la comunità di Radio Fuyotte, che ha permesso di mandare le nostre puntate in diretta sotto i portici dei megafoni dei nostri portici. Per poi di che paese? Canale. Quindi, nel senso, in breve, le prime trasmissioni sono state mandate in onda sotto i portici di Canale, e in seguito siamo passati solo a esistere come web radio su Twitch. Su Twitch in diretta e su Mixcloud in differita. Cosa vi spinge a fare musica? Personalmente la mia è una necessità, non è niente di più che un modo per stare al mondo, un modo per esprimersi, comunicare e vivere. Io non come Ruben, io non sono un professionista, quindi coltivo la passione della musica amatorialmente e penso che sia un ottimo modo di mettersi in comunicazione con gli altri, però parlo per il mio, che è più l'ambito sociale, di coinvolgimento anche a livello comunitario, dico che è comunque un ottimo pretesto per ritrovarsi e veicolare dei valori. Se dobbiamo dare un po' di background, Radio Fuyotte nasce da una passione per la musica, che è la mia, da una passione per il comunicare in maniera trasversale di Domenico, e da una terza persona che non è qua con noi a suonare, ma con Bernardo Scarsi, il presidente del Circolo Arci Le Masche, che è l'ombrello sotto cui il progetto artistico Radio Fuyotte è nato e si è sviluppato. E dal punto di vista musicale, quali sono i vostri riferimenti? Personalmente vengo dalla black music, quindi sono cresciuto ascoltando hip hop, soul, funk, e Radio Fuyotte è stato un modo per portare le mie passioni musicali, anzi una ricerca di portare quel che sound che mi garba, cioè il sound caldo dall'Africa a poi le sperimentazioni in tutto il mondo fatte con determinati strumenti come il clavinet, il rhodes, il piano elettrico. In un contesto, infatti, la prima proposta di Radio Fuyotte era solo ed esclusivamente musica italiana, soprattutto funk italiano, quindi questa è stata per me, diciamo, il motore principale. Io invece non ho un ambito, un genere che preferisco. Mi piace la musica quando sa raggiungere le persone. È importante quindi il messaggio della musica, i testi delle canzoni. Molto, infatti la nostra proposta, il nostro palinsesto, tra virgolette, cerca sempre, no, di anche selezionare quelli che saranno i brani che andiamo a proporre, cercando anche di dare dei contenuti, di dare anche le riflessioni su quello che si scrive, così che la radio aiuti anche a raccogliere un bacino d'utenti che sia vicino a noi a livello ideologico. Quindi sicuramente il messaggio è importante, ma una cosa che per me ha sempre caratterizzato Radio Fuyotte è anche un sound. Ed il sound, il suono, per me va oltre quello che è il significato delle parole, la voce diventa suono, e quindi non è personalmente stato mai il primo motivo per scegliere una canzone piuttosto che un'altra. Quando mettete musica avete una scaletta fissa oppure sul momento? Abbiamo borse di dischi da cui peschiamo relazionandoci con la folla. Dal punto di vista della produzione musicale, voi fate anche qualcosa oppure siete solo selecta? Io nasco come musicista, producer, suono un po' il piano, un po' la batteria, un sacco di sintetizzatori, le drum machine, quindi ho vari progetti con cui ho rilasciato dischi, prevalentemente musica
da discoteca, quindi house, che è la musica da discoteca che più si allinea al filone, diciamo, della black music, senza poi disdegnare escursioni più techno, rave o quant'altro. Allo stesso tempo suonicchio con amici improvvisazione che passa dal free jazz al funk, ed è un modo per stare al mondo. E queste tracce qua le mettete anche durante i vostri DJ set oppure no? Dipende dalla situazione. Quelli di Radio Free Hot no, perché le mie produzioni sono spesso un po' più pensate da discoteca a notte fonda, quindi non è mai stato il contesto giusto. Anche se c'è qualcosa che suoniamo che di sicuro può avvicinarsi a quello che poi mi trovo a produrre. Anche se devo aggiungere come spoiler che con un membro dei Fu, senza fare nomi, stiamo facendo delle produzioni proprio mirate nel contesto sonoro di Radio Free Hot, quindi più verso funk, soul e house. Avete uno studio quindi? Sì, no, niente di ufficiale, ma un home studio possiamo definirlo. Bene, vi fate da una mano in fase di produzione, fate tutto quanto voi, arrangiatura, dei testi? Io sono laureato in musica elettronica al Conservatorio dell'AIA, quindi diciamo che ho gli strumenti necessari per poter gestire la produzione musicale di un programma radiofonico, che è stata anche un po' la skill che ha permesso a me, in collaborazione con Domenico e Bernardo, di far esistere Radio Free Hot, quindi anche tutto l'aspetto tecnico è coperto in quello che è il nostro collettivo. Più interessanti in cui avete mai suonato? Ma come Radio Free Hot, San Giorgio. Direi Ciabatte San Giorgio. C'è stata questa inaugurazione di questo Ciabatte, che per il era anche una cosa abbastanza inusuale, in una zona anche molto bella vicino a Monteu. C'è questa collina con questo posto molto esclusivo che fa degustazioni vini. Noi abbiamo potuto fare una puntata live dove ciascuna rubrica veniva presentata dal vivo. Con pubblico in presenza. In presenza, che faceva degustazione, mangiava cena, e poi la serata è diventata un DJ set a cui hanno partecipato tutti i conviviali delle tavolate. E qual è il vostro rapporto col palco? Non sono un fanatico della presenza sul palco. Vengo da una scuola dove si suona in posti bui, dove il DJ non è protagonista, quindi per me la presenza sul palco, a differenza di una band, non è fondamentale. Poi, per carità, magari un occhio per l'outfit ce lo sia sempre, perché uno sa che viene guardato dalle persone, però non è di sicuro un qualcosa su cui puntiamo. Non sono abituato a suonare su un palco, spesso nei club sei dietro una console, ma non sei su un palco, non sei più in alto delle persone con cui stai condividendo il momento, quindi per me è più una questione di stare insieme e condividere della musica. Il palco è un ottimo pretesto per conoscere persone, per stare in mezzo alle persone, viversi insieme i contesti in maniera disinvolta. Lockdown. A voi è servita per iniziare il vostro progetto. Com'è che avete vissuto in generale? Ma diciamo che il periodo del lockdown sicuramente non è piaciuto a nessuno, per i vincoli e le limitazioni che ha comportato, però per noi è stato un ottimo modo anche di fare una selezione musicale accurata e trattare anche dei temi forse con un po' più di tatto. Proprio perché sentivamo queste esigenze di ritrovarci fisicamente, umanamente, i valori anche che veicola la musica in quello possono essere veramente forti ed efficaci. Abbiamo visto che avevamo un buon ascolto, le persone avevano tutt'altro modo di porsi anche la nostra proposta, ed è stato interessante vivere un'esperienza così, creando una radio e portandola fino al giorno d'oggi in cui siamo quasi lontani da quei giorni di chiusura e di impossibilità di ritrovo. Quindi Radio Free Hot è stata la salvezza, è stato il barlume di musica e vitalità che ci ha tenuti insieme e ci ha permesso di superare il lockdown senza perdere il capo. Anche se personalmente, devo dire, da persona che vive di musica, è stato un momento
veramente duro, ma dovessi dire non è stato tanto il lockdown in sé quanto il dopo, quanto l'adesso, il momento che stiamo vivendo adesso, dove il mondo sta cercando di riprendersi e si sta rendendo conto dei danni che ha subito. Social, li usate, non li usate, li amate, li odiate? È stato forte, per questo parliamo di progetto sociale, di ritrovarsi con le persone, perché dietro al progetto Radio Fuyo ci sono tantissime persone, tra cui anche delle ragazze che in particolare, adesso sottolineiamo loro per il gran contributo che danno alla parte social, hanno saputo seguire magistralmente la parte legata al sito web, alla promozione su Instagram e Facebook, ed è diciamo uno strumento che ci ha permesso di ottenere anche prestigio sotto certi punti di vista, perché abbiamo molte persone che ci seguono, riusciamo a avere anche un bel feedback dai nostri ascoltatori, e sicuramente tutto questo è merito anche delle persone che stanno curando quegli aspetti e soprattutto fanno la promozione necessaria affinché il progetto Radio Fuyot venga conosciuto. Quindi dove vi possiamo trovare? Sia su Facebook che su Instagram, la pagina Radio Fuyot. Avete progetti future, date nuove che sono in cammino? Sì, abbiamo molti progetti per le mani. L'idea di Radio Fuyot come progetto sociale cerca anche di coinvolgere le altre associazioni e le altre proposte culturali e artistiche della zona. Infatti uno degli obiettivi di Radio Fuyot è quello di essere microfono per la comunità, e lo è anche per gli eventi. Radio Fuyot vorrebbe riuscire anche a dare voce alle associazioni come il collettivo Artisti per Caso, che riduce di una mostra su Giancarlo Giordano, o comunque altri eventi, altri momenti di aggregazione che potrebbero essere interessanti anche per il ruolo della nostra zona, portare un po' di novità. Quindi in questo cerchiamo di lavorare in sinergia con le realtà locali, e ci fa piacere essere qua al Cinema Vecchio con voi, che sappiamo avere gli stessi nostri interessi. Oltre a quello, la nostra stagione sta procedendo, arriverà fino alla fine di dicembre, e poi per l'anno prossimo diciamo che abbiamo grandi progetti, ma sono ancora in fase di elaborazione e fondazione monetaria, quindi aspettiamo a scoprirci e a rivelarci. Un artista che secondo voi deve essere ascoltato? Beh, siamo in Italia, rimaniamo in Italia, qualcuno che secondo me non ha la riconoscenza che merita, e Puccio Rollins, compositore italiano che ha lavorato per la RAI. Puccio Rollins era il nome del suo progetto funk, di cui io sono un gran appassionato. Gli arrangiamenti più belli che io conosca, una musicalità che mi ha veramente toccato. Quindi per questo penso che chiunque debba ascoltarlo. Io direi, se veramente devo dirlo, io direi Fatboy Slim, per il ritmo che ha saputo portare, come quel ritmo sa essere ancora contemporaneo, sebbene sia molto mainstream. Ciao! Salutiamo con un bel Fuyot!